video per il montaggio dello Strembist. Questa è la scatola che avete acquistato o che se avete montato con noi avete ricevuto. Cominciamo con l'apertura della scatola. All'interno trovate questi sacchettini. Questi sono tutti i sacchettini che trovate. Se per esempio invece l'avete già montato e lo state smontando, vi consiglio di dividere i pezzi in gruppetti in base alla forma. E se invece non l'avete mai montato, cominciate dall'apertura di questo sacchetto qua. Gli altri li mettiamo da parte per adesso. Dentro questo sacchetto trovate queste due strisce, che sono i nostri sei piedi. Dobbiamo staccarli dalla struttura principale in questo modo, facendoli ruotare. Tutti nello stesso modo vanno staccati. Ok, ora questi pezzi non ci servono più, possiamo buttarli. Questi pezzi invece facciamo un mucchietto qua di lato. Adesso aprite questo sacchetto qua, tirate fuori soltanto la striscia bianca, il resto lasciatelo pure dentro, questa striscia qua. Questa striscia potete vedere che ha dei taglietti. Questi taglietti ci servono per riuscire a spezzare i singoli piedi. Per farlo dobbiamo tenere con una mano tutta la striscia e con l'altra prendere un piccolo pezzo e farlo ruotare in questo modo per tutti i piedi. Fate attenzione di farlo con delicatezza e facendoli ruotare, non strappando, altrimenti i piedi si rompono male. Per chi l'ha già smontato e lo sta rimontando, vi conviene non togliere i piedi che sono già stati inseriti in questi pezzi perché rischiate di romperli. Non è un passaggio fondamentale per lo smontaggio e il rimontaggio. Per chi invece lo sta montando la prima volta, prendete un pezzo di questi qua, uno di questi pezzi e uno di questi pezzi invece più piccolini bianchi e dovete inserirli in questo modo, semplicemente premendo. Fate la stessa cosa per tutti i pezzi. Anche se i pezzi non si infilano fino in fondo, non è un problema, basta che stiano infilati per più della metà. Tanto non scappano perché fanno molta aderenza dato che sono fatti di gomma. Se volete facilitare l'inserimento di questi pezzi bianchi, da una parte c'è il piede, presenta un piccolo avvallamento che può aiutarvi, ma se lo inserite dall'altra parte non è un problema, si infila lo stesso. Come potete vedere ce ne sono alcuni che si infilano completamente, altri invece che restano anche fuori come questo, ma va bene lo stesso. Ok, perfetto. Ve ne avanza uno perché è di scorta, se nel caso vi si rompe qualche piede potete sostituirlo senza problemi. Apriamo questo altro sacchetto che ha dei pezzi simili agli altri, ma non metteteli insieme perché sono diversi. All'interno trovate di nuovo due stecche come prima. Dobbiamo staccarli nello stesso modo facendo ruotare. Il sostegno principale non ci serve, quindi possiamo di nuovo buttarlo. Facciamo un altro mucchietto con questi pezzi. Prendiamo quest'altro sacchetto, quello in cui ci sono dei pezzi più grandi e dei pezzi invece più piccoli. Ci
Tiriamo fuori solamente i pezzi più grandi. E quelli più piccoli e sottili lasciamo invece all'interno. Questi pezzi presi sono di nuovo fatti con due strisce diverse. Dobbiamo staccarli nello stesso modo. Per evitare di romperli o di rovinarli, vi conviene prenderli qua dal cerchio più grande e farli ruotare. E li stacchiamo tutti nello stesso modo. Queste strisce di sostegno nuovamente non ci servono. Facciamo un altro mucchietto con questi pezzi. E adesso ci serve ancora un altro tipologia di pezzi. Prendiamo quelli con dove ci sono le bacchette di ferro e tiriamo fuori soltanto quelli più piccoli e dritti. Invece quelli storti più lunghi li lasciamo dentro. E anche le bacchette di ferro le lasciamo sempre dentro. Questi pezzi sono sempre in due strisce separate, sono comunque uguali e li stacchiamo nello stesso modo facendoli ruotare. Questo pezzo non ci serve, lo possiamo buttare. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra striscia e buttiamo nuovamente il sostegno. Adesso abbiamo tutti i pezzi che ci servono per cominciare a costruire le nostre zampe dello Strambeast. Prendiamo uno di questi pezzi, di quelli senza piede bianco, i triangoli senza piede bianco, e vedete che hanno che da una parte il cerchio più grande non ha niente e dall'altra parte invece presenta dei dentini. Questi dentini sono simmetrici e dobbiamo rivolgerli verso l'alto in maniera verticale rispetto a noi, in questo modo. Adesso prendiamo uno di questi pezzi qua con il più grossi, col cerchio più grosso, e dobbiamo fare in questo modo. Il pezzo ha da una parte ha una riga e dall'altra invece non ce l'ha. La riga deve essere sempre rivolta verso l'alto e dobbiamo inserirlo in questo modo. Prendiamo con una mano teniamo il triangolo. Con l'altra lo appoggiamo in maniera laterale così, per poi, una volta che si è inserito, farlo ruotare. Così. E facciamo la stessa cosa, mantenendoli così in verticale la rotazione, per tutti i pezzi, che sono 12 tante quante le zampe. State attenti a non forzare perché il pezzo, se è inserito nel modo corretto, non va forzato ma va fatto semplicemente ruotare con cautela. Se lo inserite al contrario, sotto sopra, quindi con la parte senza riga verso l'alto, vedrete che non si riesce a inserire e a ruotare. In questo caso non abbiamo pezzi d'avanzo e li usiamo tutti e i pezzi dovrebbero essere 12. Ora dobbiamo fare così, dobbiamo capovolgere e ruotare tutti i pezzi facendo attenzione a mantenere sempre la stessa posizione. Se qualche pezzo nella rotazione si toglie, vuol dire che è inserito nel modo sbagliato o che non l'avete fatto ruotare, quindi rigirate il pezzo e rifate l'operazione precedente. Se i pezzi sono correttamente inseriti, anche sollevando il pezzo, non si dovrebbero staccare. Ora dobbiamo prendere questi altri pezzi, quelli più piccoli. Anche questi pezzi hanno una parte dove c'è la riga
e una parte invece senza riga. La parte con la riga deve essere nuovamente rivolta verso l'alto. Dobbiamo inserirla in questo modo. Prendiamo un pezzo, lo inseriamo in questo buco, quello che è più vicino e al pezzo che abbiamo inserito in precedenza, e poi dobbiamo farlo ruotare. E l'effetto finale deve essere una sorta di A. E facciamo la stessa cosa per tutti i pezzi. Anche in questo caso i pezzi vanno inseriti con delicatezza. Non bisogna fare forza. Se stiamo facendo forza vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa. Mantenete bene i pezzi in posizione simmetrica, che abbiano degli angoli di 90 gradi, perché vi faciliterà l'inserimento poi dei pezzi successivi. Ok, tutti fatti. Ora, per completare le gambe, ci serve inserire i piedi. I pezzi che abbiamo utilizzato prima, in cui abbiamo inserito il pezzettino bianco. Ce ne serve uno per ogni gamba. Cominciamo dalla prima gamba. Facciamola strisciare sul tavolo, sul pavimento. Non sollevatela, perché altrimenti rischiate che si stacchino tutti i pezzi e dobbiate ricominciare dall'inizio. La parte bianca del piede deve essere girata in corrispondenza della parte più in alto della zampa. Cominciamo inserendo il piede partendo dalla stina, quella più sottile, più piccola. Lo inseriamo in questo modo, poi premiamo leggermente una volta che si è inserito e lo facciamo ruotare, per poi alzarlo leggermente e farlo inserire dall'altra parte. Se cominciate dalla gamba più larga, non riuscite poi a inserire quella più piccola. Ecco qua la prima zampa. Mettiamola di lato perché poi avremo bisogno dello spazio per fare il procedimento successivo del meccanismo centrale. Ripetiamo la stessa cosa per tutte le zampe. Mettiamo di nuovo il pezzo in posizione corretta, inseriamo prima la gamba corretta, la gamba più sottile, premiamo leggermente, ruotiamo e inseriamo la gamba più larga. Se per qualche motivo la gamba vi si spezza, non è un problema, fate tornare indietro il video e ricominciate dal primo passaggio. Ok, ora abbiamo montato tutte le 12 gambe. Se le gambe sono state montate nel modo corretto, facendo questo movimento non si dovrebbero rompere. In caso i pezzi vanno inseriti con delicatezza, non bisogna fare forza, se stiamo facendo forza vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa. Mantenete bene i pezzi in posizione simmetrica, che abbiano degli angoli di 90 gradi, perché vi faciliterà l'inserimento poi dei pezzi successivi.
Ok, tutti fatti. Ora, per completare le gambe, ci serve inserire i piedi. I pezzi che abbiamo utilizzato prima, in cui abbiamo inserito il pezzettino bianco. Ce ne serve uno per ogni gamba. Cominciamo dalla prima gamba. Facciamola strisciare sul tavolo, sul pavimento. Non sollevatela perché altrimenti rischiate che si stacchino tutti i pezzi e dobbiate ricominciare dall'inizio. La parte bianca del piede deve essere girata in corrispondenza della parte più in alto della zampa. Cominciamo inserendo il piede partendo dalla stina, quella più sottile, più piccola. Lo inseriamo in questo modo, poi premiamo leggermente una volta che si è inserito e lo facciamo ruotare per poi alzarlo leggermente e farlo inserire dall'altra parte. Se cominciate dalla gamba più larga, non riuscite poi a inserire quella più piccola. Ecco qua la prima zampa. Mettiamola di lato perché poi avremo bisogno dello spazio per fare il procedimento successivo del meccanismo centrale. Ripetiamo la stessa cosa per tutte le zampe. Mettiamo di nuovo il pezzo in posizione corretta. Inseriamo prima la gamba corretta. La gamba più sottile, premiamo leggermente, ruotiamo e inseriamo la gamba più larga. Se per qualche motivo la gamba vi si spezza, non è un problema, fate tornare indietro il video e ricominciate dal primo passaggio. Ok, ora abbiamo montato tutte le 12 gambe. Se le gambe sono state montate nel modo corretto, facendo questo movimento non si dovrebbero rompere. E anche sollevando ed effettuando lo stesso movimento non si dovrebbero rompere. Ora dobbiamo andare avanti e cominciare a montare l'albero. Dobbiamo prendere questi pezzi qua, quelli dove ci sono le bacchette, e tirare fuori i pezzi, questi qua gialli, ma non le bacchette. Ok, le bacchette le possiamo mettere di nuovo di lato perché ci serviranno dopo. Qui dobbiamo effettuare lo stesso movimento di prima, staccare i pezzi ruotando. Se invece avete già montato uno strembis, questo passaggio non vi servirà perché può essere effettuato una volta sola al primo montaggio. Ok, queste strisce nuovamente non ci servono a niente.
Ora, questi pezzi facciamo un mucchietto e li mettiamo lateralmente. Adesso dobbiamo prendere questi altri pezzi, tirarli fuori dal sacchetto. Sono nuovamente due strisce e staccarli nello stesso modo. Fate attenzione che sono diversi dagli altri, perché questi qua sono dritti, mentre invece gli altri erano storti. Quindi dobbiamo fare due mucchietti separati. Questa striscia non ci serve, quindi possiamo buttarla. Ok, ora abbiamo tutti i nostri pezzi, possiamo anche questi metterli di lato. Adesso dobbiamo prendere questo sacchetto qua e tirare fuori soltanto un albero. Gli alberi sono questi, uno solo, sono uguali. E il resto possiamo metterlo via. Ora, per costruire il meccanismo principale, ci servono ancora queste qua, che per comodità chiameremo A, perché hanno la forma di A. Ora, anche queste vanno staccate dalla struttura principale, sempre nel modo precedente, facendole ruotare. Sono due strisce nello stesso modo, queste si staccano molto facilmente. Se le trovate già staccate all'interno del sacchetto non è un problema, perché potrebbero essersi staccate nel trasporto, ma senza compromettere il funzionamento. Il pezzo centrale non ci serve, quindi possiamo nuovamente buttarlo. Ora mettiamo anche le A da parte, facciamo un altro mucchietto e prendiamo il nostro albero. Il nostro albero ha un pezzo che è un ingranaggio a femmina e un pezzo che invece è un'uscita a maschio. Maschio è quella, per chi non lo sa, che spunta, invece femmina è quello che rimane più dentro, che è come se fosse una specie di buco. Noi dobbiamo tenere il maschio rivolto verso il tavolo e la femmina invece rivolta verso l'alto. Poi, ora prendiamo una A e rivolgiamola con la parte bucata, quindi senza questo pernetto, verso il basso, in questo modo. La parte con i pernetti deve essere rivolta verso l'alto. Prendiamo i due pezzi con due mani e inseriamole in questo modo. Vi è un pezzo piccolo e più largo in cui si incastra la A. Il primo pezzo vicino all'attacco maschio. Se inserito nel modo corretto farà tac. Ora il nostro albero può rimanere così in piedi da solo. Rivolgiamolo verso di noi per semplificare il tutorial. Ora ci servono due gambe di quelle che abbiamo costruito in precedenza. Prendiamo una gamba. Con il piede, sempre il piede bianco, deve essere sempre rivolto verso il basso. Altrimenti il nostro strambista avrà una gamba verso l'alto e una gamba verso il basso e non funzionerebbe in nessun modo. Il nostro cerchio rotondo, quello più grande, va inserito in questo pirulino qua di lato. Ok, lasciate tutto appoggiato al tavolo, perché se lo sollevate ovviamente non è fissato e si smonta. Ora prendiamo un'altra gamba, la capovolgiamo e la inseriamo nell'altro pirulino dalla parte opposta. Ora, per fissarle, facilitarci il lavoro successivo di fissaggio all'albero centrale, prendiamo un'altra A. L'altra A deve essere sempre rivolta con la parte col buco rivolta verso il basso e la parte invece con i pirulini rivolta verso di noi, per potersi incastrare con l'altra A. Questa A deve incastrarsi in quattro punti: qua sopra la gamba, sopra le due gambe, in questi due punti, qua in alto, e poi deve riuscirsi a incastrare anche in questo punto, quello più spesso e corto, lasciandoci poi l'albero centrale, questo qua più largo, libero, dove poi possiamo inserire i fissaggi per le gambe. Inseriamola, potete partire dal punto che preferite
e inserirla in questo modo. E deve fare anche questa nuovamente tac per essere inserita nel modo corretto. Ora potete sollevare il pezzo e premere in questo modo qua in alto, poi qua di lato da una gamba e qua di lato dall'altra gamba, per fare in modo che le nostre A non si stacchino. Ora riappoggiamolo nuovamente al tavolo come era messo in precedenza, con l'albero, con la femmina dell'albero rivolta sempre verso l'alto. Adesso ci servono gli ultimi pezzi che abbiamo staccato, questi qua dritti, ce ne serve per adesso uno. Questi pezzi hanno una parte con un gancio e una parte invece con un incastro come quelli precedenti, e dobbiamo incastrarlo in questo modo. Va incastrato nella parte più in alto di una gamba, scegliete voi quella che volete, tanto andrà fatta la stessa cosa per entrambe le gambe. Incastriamolo in questo modo. In questo modo si incastra in un verso solo, perché nell'altro verso poi non riesce a ruotare. Si è incastrato nel modo corretto, lo ruotiamo, alziamo il pezzo e lo andiamo a incastrare nell'alberino centrale facendo tac. Anche questo, se è incastrato nel modo corretto, farà tac e non si staccherà. Se le gambe, come nel nostro, che nel mio caso, si sono smontate, è normale, non preoccupatevi, la rimontiamo nello stesso modo come abbiamo fatto prima, non c'è bisogno di staccarla dall'albero, si può semplicemente montarla in questo modo. Ora prendiamo un altro pezzo di quelli dritti, uguale a quello di prima, e incastriamolo nell'altra parte più alta dell'altra zampa. In questo caso dobbiamo incastrarlo dietro, il nostro incastro non è più davanti come nel caso di questa gamba, quindi inseriamolo con la parte piatta, quella senza rientranza verso di noi, lo inseriamo nell'incastro, se inserito nel modo corretto ruota, e quindi lo andiamo a incastrare in mezzo. Ok, ora prendiamo un pezzo di quelli storti, di quelli che abbiamo staccato prima. Questi pezzi vanno inseriti in questo snodo qua delle gambe. Cominciamo da quello più semplice, quello dove l'incastro è rivolto verso di noi. Incastriamolo in questo modo. Il buco deve essere rivolto verso di noi, la parte con la rientranza. Una volta che è incastrato, se è incastrato nel modo corretto, potrà ruotarsi. Quindi giriamo il pezzo al contrario e andiamo a inserirlo in mezzo ai due pezzi dritti che abbiamo inserito in precedenza. Ok, ora ci serve un altro pezzo storto. Dobbiamo effettuare la stessa cosa, però questa volta la parte piatta, senza niente, dovrà essere rivolta verso di noi, perché dobbiamo incastrarlo nella parte dietro. Facciamolo ruotare fino a quando non si incastrerà. Una volta che è incastrato, possiamo andarlo a fissare in mezzo con il gancio. In mezzo abbiamo già incastrato altre tre parti. Dobbiamo incastrarlo tra la parte curva che abbiamo inserito in precedenza e l'ultima parte dritta, quella più vicino al maschio. Lo incastriamo facendo tac. Controlliamo se abbiamo agganciato tutti i pezzi nel modo corretto. L'aggancio corretto dei pezzi centrali è il seguente. Il primo, che deve essere agganciato più vicino alla parte maschio, quindi la parte rivolta verso il tavolo, è quello dritto in alto a destra. Il secondo pezzo che va agganciato è quello curvo in basso a sinistra. Il terzo pezzo che va agganciato è quello curvo in basso a destra. Il quarto e ultimo pezzo che va agganciato è quello dritto in alto a sinistra. Ora dobbiamo proseguire nello stesso modo, inserendo prima le gambe, poi le A
e poi nuovamente i pezzi dritti e i pezzi curvi. Cominciamo dalle gambe. Inseriamo la gamba nel buco dell'A. Una, l'altra la ruotiamo e la inseriamo. I piedi bianchi devono essere sempre rivolti verso il basso. Ora prendiamo un'altra A. Ruotiamola in modo che i pernetti siano rivolti verso di noi e invece la parte con il buco sia rivolta verso la struttura che abbiamo appoggiato al tavolo. Inseriamo sempre due pezzi dell'A che devono andare a incastrarsi nelle gambe, il pezzo in alto che deve andarsi a incastrare nella parte in alto dell'altra A e l'ultimo pezzo invece che deve andarsi a incastrare nell'albero centrale, sempre nella parte più spessa e corta, lasciando lo spazio invece nell'albero principale per inserire poi i pezzi curvi e i pezzi dritti. L'ordine in cui incastrate non è fondamentale, incastratelo nell'ordine che preferite, tanto i pezzi sono molto flessibili e potete muoverli come volete. Ora premiamo nuovamente per incastrare tutto al meglio e per evitare che si smonti. Ora cominciamo con i pezzi dritti. Prendiamo un pezzo dritto, agganciamolo qua con l'incastro, facciamolo ruotare e incastriamolo in mezzo e fa tac. Poi prendiamo un altro pezzo dritto, incastriamolo dall'altra parte, facciamolo ruotare e incastriamolo in mezzo. Ora prendiamo un pezzo curvo, incastriamolo in basso, facciamolo ruotare e andiamo a incastrarlo in mezzo. Se la gamba si smonta come nel mio caso non è un problema. Adesso lo incastriamo e poi andiamo nuovamente a montarla. Anche se le gambe sono state montate nel modo corretto, come nel mio caso, muovendole finché non abbiamo inserito tutti i pezzi dritti e tutti i pezzi curvi, è normale che si possano smontare. Ora prendiamo un altro pezzo curvo, inseriamolo nella gamba qua in basso, facciamolo ruotare e andiamo a incastrarlo in mezzo. L'ordine è uguale a quello precedente, quindi se tutto è incastrato nel modo corretto, se noi prendiamo in alto qua l'albero, prendiamo con l'altra mano qua e facciamo ruotare, dovrebbe ruotare senza fare dei tac strani o incastrarsi. Abbiamo attaccato le nostre prime quattro gambe. Ora appoggiamolo nuovamente e ripetiamo la stessa operazione. Ok, ora adesso abbiamo fatto la prima metà del nostro albero. Fatelo nuovamente ruotare per controllare che non faccia tac strani o che si incastri in maniera anomala. Se in qualche modo avete inserito i pezzi nell'ordine sbagliato i ganci centrali, non è un problema. Semplicemente sganciateli e riagganciateli nella posizione corretta. Potete anche semplicemente spostare quello che è nel posto sbagliato senza sganciarli tutti. Ok, questo è il nostro primo albero. Riesce anche a muoversi, fate lentamente per non rischiare di romperlo. Ora dobbiamo costruirne un altro perfettamente identico. Ora tiriamo fuori l'altro albero per ripetere la stessa operazione. L'altro albero lo prendiamo sempre con la parte maschio rivolta verso il basso. Prendiamo l'A e ripetiamo la stessa operazione.
Ok, ora abbiamo effettuato anche il secondo meccanismo. Ecco i nostri due meccanismi. Giriamoli in modo che la parte centrale abbia un maschio e una femmina e che i pirulini delle A si possano incastrare, quindi ci sia una parte che abbia tutti i buchi e l'altra parte che invece abbia tutti i pirulini. Prima di incastrarli ci serve un'altra cosa. In questo sacchetto troviamo un elastico trasparente, tiratelo fuori. Apritelo. Fate un otto, girandolo. E piegatelo su se stesso. Ora, infilatelo da questa parte. Ora infilatelo da questa parte. Tenetelo fermo e andate a incastrare i tre punti della A. Non preoccupatevi dell'ingranaggio centrale. Andate a premere su tutti e tre i punti, nella parte in fondo, per assicurarvi che le A siano incastrate nel modo corretto e fino in fondo. Dobbiamo sistemare l'elastico. Dovete tirarlo da entrambe le parti per andare a farlo incastrare sotto le A. In questo modo. Ora vi servono le bacchette di ferro, quelle che sono rimaste nel sacchetto. Tiratele fuori. Sono due. Prendetene una e l'altra appoggiatela sul tavolo. Girate lo strambis in questo modo e inserite le bacchette, una in questo buco e l'altra in questo buco. Fate con cautela. Se per caso non dovessero infilarsi bene e dovete fare troppa pressione, rimuovetele, premete nuovamente i tre incastri e reinseritele. La bacchetta è leggermente più lunga della lunghezza totale, quindi lasciatela che spunti un po' da una parte e un po' dall'altra. In questo modo. Ora inserite l'altra nello stesso identico modo. Ok, perfetto. Adesso mettiamo da parte il nostro strambista. Tiriamo fuori quello che c'è in questo sacchetto. Tiriamo fuori queste qua, che saranno le pale della nostra ventola, del nostro strambista. E poi tiriamo fuori anche questo. Davanti. Ora, all'interno c'è un altro sacchetto, o potete averli separati, dipende da come è stato fatto il kit. Vi servono soltanto i pirulini più piccoli, questi qua. Questi. Il sacchetto, il resto che c'è nel sacchetto potete metterlo da parte. Prima cosa, cominciamo a smontare questi pirulini. Ci servono tutti questi pirulini, questi qua con il buco. Invece tutte le stanghette non ci servono, quindi potete buttarle. Smontatele sempre nello stesso modo, facendoli ruotare e vedete che i pezzi si staccheranno. Chi ha già montato uno strambist, la ventola vi conviene non smontarla perché i pezzi sono molto duri da rimuovere e rischiate che togliendoli vi saltino via e di perderli. Ok, tutti questi pezzettini che sembrano delle T non vi servono, quindi possiamo buttarli via. Facciamo un mucchietto con i nostri pirulini col buco. E ora
tiriamo fuori le pale. All'interno del sacchetto delle pale c'è anche un piccolo tubicino che non vi serve, quindi potete buttarlo senza problemi. Ora tirate fuori anche le pale. Dobbiamo rimuovere questi cerchietti che ci sono. Per farlo, se volete potete farlo a mano, però per rendere la cosa più semplice vi consiglio di tirare fuori da questo sacchetto la piccola bacchetta di ferro che c'è dentro. E rimuoverlo utilizzando questo. Premete all'interno, poi rimuovete la bacchetta, giratelo dalla parte opposta e levate il cerchietto. Ripetete la stessa operazione per tutti i buchi e per tutte le pale. I piccoli, ovviamente, i piccoli cerchi che ne escono fuori non ci servono, quindi potete buttarli senza problemi. Ok, ora abbiamo tutto l'occorrente per la ventola. Prendiamo questo pezzo. Prendiamo una pala. Inseriamola all'interno dei fori. Appoggiamoci sul tavolo per poterlo tenere con una mano sola. Prendiamo un piccolo cerchietto di questi e andiamo a inserirlo in uno di questi perni, in questo modo. Devono essere inseriti con la parte tagliata in diagonale rivolta verso la pala. Ce ne vogliono due per pala. Ripetete la stessa identica cosa per tutte le 5 pale. Premete bene per evitare che i pirulini durante il movimento possano saltare. Ok, la nostra pala è fatta. Vi avanzano due di questi piccoli pirulini. Teneteli da parte perché nel caso si rompesse qualcosa. Ora tiriamo fuori tutto quello che c'è in questo sacchetto. Mettiamo da parte gli ingranaggi e cominciamo da questo pezzo. Smontiamo tutti i pezzi facendoli ruotare. Questo pezzo qua possiamo buttarlo perché non ci serve. Anche queste T centrali che restano attaccati ai pezzi possiamo buttarle perché non ci servono. Cominciamo da
questo perno più grande e andiamo a inserirlo nella parte femmina dello strambista. In questo modo, ha un solo incastro, premete che si incastra. Adesso abbiamo questi 7 pirulini. Controllate, guardandoli all'interno, che non siano difettosi, nel senso che abbiano il buco completo e che non abbiano una parte in più, come questo per esempio. Che ha un pezzo di plastica in più dentro, quindi non si può inserire. Se ne avete dei pezzi come questo, buttateli perché non vi servono. Comunque vi rimarrà comunque il numero giusto di pernetti. Prendiamo un pernetto e il nostro strambista. E andiamo a inserire qua in alto. Premendo sempre. Poi ruotiamo lo strambista e andiamo a inserire l'altro pernetto anche dalla parte opposta. Ora prendiamo un altro pernetto e lo inseriamo qua, nel punto dove arriva la bacchetta di ferro, da entrambe le parti. La bacchetta di ferro deve spuntare leggermente dai perni. Girate lo strambista e inseritelo anche dalla parte opposta. Ok, perfetto. Ora prendiamo questo ingranaggio e inseriamolo dalla parte maschio dello strambista dell'albero centrale. Inseriamolo con la parte della cremagliera dell'ingranaggio rivolta verso l'esterno. Ruotiamo fino a quando si incastrerà. Ora prendiamo l'altro ingranaggio e questo pernetto. Inseriamolo dalla parte dove è più piccola, dove c'è l'ingranaggio più piccolo, in questo modo. Premete fino a quando il pezzo farà tac e si incastrerà e potrà muoversi liberamente e ruotare senza più togliersi. Ora riprendiamo il nostro strambista. Inseriamolo da questa parte all'interno di questo piccolo buchino che c'è nella A. Inseriamolo fino alla seconda A. Poi, prendendolo da questo punto, senza prendere l'ingranaggio, facciamolo ruotare fino a quando sentiremo tac e il pezzo si è girato qua dentro. Ora il nostro ingranaggio non si può più togliere. Adesso l'ultimo passaggio che dobbiamo effettuare è quello di prendere la nostra pala, inserire la piccola bacchetta corta all'interno, tenerla ferma e andare a inserirlo in questo buco sopra gli ingranaggi. Fino in fondo. Premete bene in modo che la bacchetta si inserisca fino in fondo. Ora il nostro strambista è pronto. Potete farlo ruotare girando questo perno dietro, in questo modo. O altrimenti potete farlo ruotare anche mettendogli una fonte di vento o davanti o dietro. Divertitevi, fatelo muovere in spiaggia, in cortile o ovunque ci sia vento. Ecco il nostro strambist finito. Divertitevi a farlo muovere ovunque, in cortile, in spiaggia, ovunque ci sia vento. Stupite i vostri amici e non preoccupatevi che sia troppo difficile. L'hanno fatto anche bambini di 3 anni e mezzo. Niente è impossibile, ricordatevelo sempre nella costruzione dello strambist, ma in ogni attività che fate, con impegno, determinazione, duro lavoro, si arriva veramente dove si vuole. Solo sul dizionario successo viene prima di sudore. Seguitemi sul blog e sui social
per rimanere aggiornati su tutte le attività che facciamo e sui nuovi eventi e nuovi robot che costruiamo. Se qualcuno non ha ancora il kit, può acquistarlo su www.valeriacagnina.tech per divertirsi con noi. Ciao a tutti!